Sì. Come hai detto proprio? E poi attenzione! Il momento! Guardate il momento, perché tutti aspettavano! Guardo, Cinari, dove siamo in questo momento? Dove l'isola ci di Spargi! Porca Buongiorno. Buongiorno! Eccoci, siamo qua all'isola di Spargi, questa è Cala Corsara. Ah, non te l'ho fatto vedere, lì c'è la testa della strega, la vedi che c'è il naso e la, ah, e okay, la testa. Fantastico! E più fantastico sotto è che da qua non si vede, c'è il lo stivale. Dove sono quelle persone che stanno tuffando, c'è lo stivale che assomiglia proprio allo stivale della penisola italiana. Fantastico, fantastico. Piani di oggi qua non si beve, immagino, perché non si può. Non si beve, non si mangia, non si fa niente. Si va a dormire guarda, adesso. Guarda, lui bello spiaggiato e via. La Sardegna. Quindi vince la Sardegna sulla Puglia. Allora, sono due cose completamente diverse, perché comunque questa è un'isola, noi siamo una penisola. Chiaro, è diverso. Sai cosa, poi forse noi siamo abituati, magari uno che viene, cioè, che vede i posti dice, cioè rimane come noi qui, capito? Sì, sì, noi sì, le coste ce le abbiamo più frastagliate, qua c'è vedere, cioè, è più tondeggiante. Oggi domenica, posiamo la barca, vero? Cioè una cosa del genere a Lecce sarebbe affollatissima di persone. Questo è bello, io scusami. È poca, è poca. Cioè, è una cosa fantastica. Ma perché arrivarci devi arrivare in barca. Comunque non ho neanche presentato oggi, secondo giorno, no, secondo, il terzo, il quarto giorno di navigazione. Sì, il quarto, cioè tutti di fila alla fine. Però anche l'ultimo giorno, ragazzi, stasera si parte, ma almeno oggi proviamo a goderci un po' la giornata. Siamo partiti in tre barche, siamo boh, una ventina di persone. Quelle tre lì parcheggiate. E niente, adesso con calma. Cioè comunque paesaggi pazzeschi qua. Assurdo. Impressionante. Cos'è che c'è? Vorrei vedere là. Allora, facciamo sto tuffetto. Caro, stiamo andando, sì, dai, buon caro Edoardo, dove siamo qua? Non lo so, a Santo Stefano. Tieni, a Santo Stefano. Oddio, non ci sono in mano. Infatti, qua siamo al... no, non ci sono. Sì, siamo a Santo Stefano nel vecchio resort abbandonato, quello là, no, giriamo, esatto, lì, abbandonato. E niente, adesso ripartiamo. Ora intervisteremo i due mitici fratelli. Adesso intervisteremo i due fratelli Fornaciari da Passano. Salutate la telecamera. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Mettete mi piace, commentate. Assolutamente sì, mettete mi piace e commentate. Iscrivetevi al canale. Esatto, abbiamo avuto oggi l'onore di conoscere Lorenzo. E di vedere le sue maestrie con il drone. E quindi quando venite a Verona, assolutamente passaggio obbligatorio. Passaggio obbligatorio. Esatto. Finito ragazzi, esperienza in De Sardegna finita, noi adesso siamo in aeroporto con tipo 3 ore di anticipo, tra un po' si torna a casa, mannaggia, ho dimenticato le ciabatte e anche il cappello, cioè non ho dimenticato, penso che qualcuno, forse le ragazze ieri in teoria me l'hanno preso per sbaglio, e vediamo, comunque adesso sono appunto in aeroporto di Olbia. Bellissima esperienza, ho fame perché sono già le 8 e il mio aereo è alle 11 e quindi insomma si ride e si scherza, ma non il massimo. E ragazzi, io cioè sto morendo, nel senso sto già pensando a tutte le cose che dovrò fare domani, editare tutti questi video, e sarà un casino perché appunto la videocamera è rotta, le cose non funzionano. E devo cambiare cavetti, devo comprare un'altra videocamera. Ah, forse dovrei comprarla ora così magari domani mi arriva. Potrebbe essere interessante, magari la prendo ora, dai. E niente, quindi si diventa pazzi, ragazzi. Mi sono stradivertito, 4 giorni di puro mare, pura insomma barca e tanto tanto sole. Io mi sono diventato un gamberetto, sono diventato completamente rosso dalla punta dei piedi alla testa, ovunque completamente rosso, bordeaux, cioè, non so se si vede, ma cioè rosso, si muore come il mio costumino di ieri.
E adesso io devo andare a fare il check-in perché ho provato stamattina ma non si riusciva, e quindi speriamo che qua in aeroporto me lo facciano fare senza troppi intoppi. Dai, vi aggiorno, vado adesso ora dentro, poi mi mangio un panino, mi sa. Ragazzi, sono qua in aeroporto, sono riuscito a mangiarmi il mio paninetto e tranquilli, sono riuscito a fare il check-in, volevano anche farmi pagare gli stronzi, perché io ho provato stamattina, non funzionava, sono arrivato qua e mi fanno, se lo fai qua devi pagare, io dico no, cioè io ho provato stamattina, meno male che sono previdente e avevo fatto uno screenshot, perché non si fidavano, hanno guardato lo screenshot e hanno detto vediamo adesso se funziona, mi hanno fatto provare, hanno visto che non funzionava, hanno detto ok allora tieni, io ho detto vabbè grazie, cioè non è che dico cazzate, comunque niente, adesso mancano 2 ore al volo, anzi fammi vedere se ci sono ritardi. Porca puttana, per adesso sono tutti o cancellati o in ritardo. 22:55 Verona, vediamo se ce la facciamo ragazzi, perché io non vorrei dormire in aeroporto, miseria larga. Ragioniamo. Ok ragazzi, atterrate a Verona, tutto a posto. Adesso dobbiamo andare alla macchina a capire se uno c'è la macchina, due ci sono multe e niente, poi tornare a casa a dormire. Che sono stanco morto. Allora, qua ci sono le macchine parcheggiate e vediamo se c'è anche la mia. Questa qua è la mia Sat Leon. E ci sono multe. Bene ragazzi, abbiamo scoperto definitivamente il posto a Verona dove mettere la macchina e quando si prende l'aeroporto. Dai, ora vado a casa. Voi ragazzi, ricordatevi assolutamente, mettete mi piace, commentate, iscrivetevi al canale per contenuti di questo tipo, numerosi, mi raccomando, aiutiamo il Dio algoritmo a capire che questo canale esiste e noi ci vediamo domani con un prossimo video.